Oggi iniziamo con le top ruolo per ruolo su FC24, ma partiamo però con le top economiche e bugate in maniera tale da poter venire incontro alle tasche di tutti quanti. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ritorna uno degli appuntamenti più atteso del canale, ovvero i migliori giocatori ruolo per ruolo. Ho deciso però di iniziare quest'anno, visto anche la fase di early access ancora del gioco, di portarvi quelli che sono i giocatori più buggati e soprattutto economici che potete andare a mettere all'interno delle vostre squadre. Vi sono tenuto più o meno su un range che non supera gli 80k, in maniera tale appunto da poter andare a guardare tutta una serie di giocatori che sono assolutamente abbordabili e che potete andare a comprare più o meno tutti. Oggi partiamo con i difensori centrali e poi mano a mano per tutto quanto il resto della settimana vedremo gli altri reparti. Il primo difensore di cui voglio parlarvi oggi è Ronald Araujo, 1,88 m del Barcellona, 2 skill, 3 piede debole, stile di corsa lengthy, praticamente con quasi tutti quanti i stili d'intesa che gli potete andare ad applicare. Quello che mi piace tanto di questo giocatore è non solo la sua fisicità, ma soprattutto le sue statistiche. Innanzitutto può fare anche il terzino destro e questo può essere un ulteriore jolly per le vostre intese. Ma vi dicevo per le stats, molto veloce, partendo dall'85 di velocità scatto che si sposa benissimo col suo stile di corsa che predilige appunto lo scatto e non l'accelerazione. Bene anche il passaggio corto per uscire dal basso con i passaggi sui compagni del centrocampo, bene anche la reattività, vuol dire che con l'L2 si muove bene quando gli avversari cercano di disorientarlo con i micromovimenti. E poi ragazzi, per quanto riguarda le stats di difesa, non ha bisogno di ulteriori commenti: ha 86 di lettura, 85 di intercetto, 86 di contrasto, 86 di forza, 87 di aggressività e 90 di elevazione. E in più quello che lo rende un giocatore di assoluto rispetto sono i suoi playstyle, perché all'L2 argento, il blocco dorato e anche il gioco d'anticipo argento, quindi ha praticamente tutto quanto il repertorio difensivo nelle sue corde. Con un costo di 78.000 crediti lui è al primo posto di questa classifica. Al secondo posto troviamo Presnel Kimpembe, giocatore che non muore mai, anche quest'anno nonostante il downgrade di overall è per me nell'elite, soprattutto andando a considerare appunto un determinato budget, perché 24.000 è veramente una roba irrisoria per questo giocatore ed è anche destinato a calare poi pian piano che usciranno carte speciali. 1,89 m, molto fisico, 2 skill, 3 di piede debole e soprattutto uno stile di corsa più prolungato con ombra, che è lo stile d'intesa che io consiglio. Solo il DC può fare, e per quanto riguarda le stats abbiamo un giocatore rapido, dotato di buoni passaggi, bene anche in questo caso la reattività, ottime le stats difensive per un 82 di overall, 80 di lettura, 81 di intercetto, 83 di contrasto, e abbiamo anche un gran 90 di aggressività, 87 di forza e 92 di elevazione. Ma ancora una volta a completare il repertorio di Kimpembe ci pensa il blocco dorato, che significa praticamente che dentro l'area di rigore ha tantissima CPU per contrastare i tiri avversari, e poi l'intercetto che comunque può dare una mano. Kimpembe si piazza dunque sul secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo per Gwardiol, 1,85 m, alto alto, 3 skill e 4 di piede debole. Anche in questo caso abbiamo un giocatore con mostly lengthy, quindi corsa più prolungata con praticamente tutti quanti gli stili d'intesa. Anche in questo caso consiglio un'ombra, giocatore che può fare sia il difensore centrale che il terzino sinistro, e questo secondo me attualmente è una delle carte più sottovalutate, soprattutto quando si cercano difensori in Premier League, visto che i suoi competitor costano veramente tanto e però alcuni di essi non hanno neanche le caratteristiche che ha lui. Infatti è un giocatore comunque abbastanza rapido, dati di buoni passaggi, 79 di reattività, statistiche difensive di elite perché ha un 81 di lettura, 82 di intercetto, 84 di contrasto, 86 di aggressività, 83 di forza, 90 di elevazione, ma ancora una volta quello che non hanno tanti suoi colleghi è il blocco plus, che per una carta di overall 82 che costa 10.000 crediti è una cosa da non sottovalutare. Anche l'L2 argento, discreti questi qui per quanto riguarda i passaggi magari quando vogliamo uscire, ci serve a ben poco questo qui, perché riguarda i colpi di testa in fase offensiva e non in fase difensiva. Vi ricordo, infatti, avrebbe dovuto avere l'aereo. Però per 10.000 crediti Gwardiol in Premier League secondo me è una delle opzioni migliori. Chiaio di legno, immediatamente a ridosso del podio troviamo Maria Pilar Leon Seberian, ovvero Mapi Leon.
giocatrice del Barcellona, 1,70 m di altezza, alto, in questo caso abbiamo un tipo di corsa controllato, con praticamente tutti quanti i stili d'intesa, anche in questo caso consigliato un'ombra, 2 di skill e 3 di piede debole, solo il difensore centrale come ruolo preferito, statistiche che anche in questo caso sono tanta roba, perché per quanto riguarda la velocità abbiamo una discreta velocità, passaggi che sembra quasi un trequartista, 90 di reattività, 86 di equilibrio, 90 di intercetto, 91 di lettura, 91 di contrasto, 90 di scivolata, 84 di aggressività, 83 di forza e 87 di elevazione. La rendono un giocatore molto interessante, perché nonostante potrebbe peccare leggermente fisicamente, se la utilizzate per recuperare palla grazie al suo playstyle del gioco d'anticipo plus, questa qui è veramente fastidiosissima per gli avversari che si ritrovano all'interno dell'area di rigore. In più c'ha anche tutti quanti gli altri playstyle in versione argento e quindi per 29.000 crediti, un 89 di overall e anche interessanti link, Mapi Leon è attualmente uno dei migliori difensori di FC24. Continuiamo la nostra rassegna con Marquinhos, giocatore che conosciamo bene, il gemello di Kimpembe, e tra i due vi dico che io preferisco il francese, lo vedremo più avanti il motivo reale, anche se comunque già da qui vediamo che Marquinhos è alto 1,83 m, a differenza del 1,89 m di Kimpembe, anche lui fa solo il DC, bene le stats di velocità, molto bene il passaggio, bene la reattività, ottime stats difensive, pecca leggermente in forza e aggressività, però nulla di incredibilmente negativo. E poi abbiamo invece il playstyle plus dell'intercetto, che io gradisco più sui centrocampisti piuttosto che sui difensori centrali, però comunque un gioco d'anticipo argento, un L2 argento che completano il pacchetto. Marquinhos, per quello che costa, ovvero la bellezza di 38.000 crediti, fa parte comunque secondo me delle ottime opzioni che si possono andare a prendere, nonostante vi ripeto che per i difensori centrali io preferisco andarmela a giocare più con il playstyle del blocco e del gioco d'anticipo. Con Nico Schlotterbeck entriamo sull'economico spinto, 2.000 crediti ragazzi, ma un giocatore completissimo. 1,91 m, corsa più prolungata, anche in questo caso stile d'intesa ombra, fa solo il DC. È veloce, ha dei buoni passaggi, è reattivo, 83. Statistiche difensive anche qui ottime, 84 di lettura, 83 di intercetto, 87 di contrasto in piedi, 83 di aggressività, 84 di forza e 93 di elevazione. Ma soprattutto ragazzi, per 2000 crediti vi portate a casa un giocatore che ha una marea di playstyle, seppure argento, ma costa pur sempre 2000 crediti. L'L2 argento, il blocco argento, l'intercetto argento e anche la scivolata argento. Avesse avuto anche il gioco d'anticipo praticamente argento, li avrebbe avuti tutti. E Schlotterbeck è una carta che io terrei in considerazione per magari upgrade futuri con le evoluzioni che possono aggiungere playstyle, oppure occhio qualora dovesse uscire una sua versione speciale con un playstyle plus di questi, perché questo Schlotterbeck per 2000 crediti è veramente molto valido. Un altro giocatore molto interessante per quello che è il rapporto qualità-prezzo è Bremer. 1,88 m, normale alto, corsa prolungata, stile d'intesa consigliato anche in questo caso ombra, può fare solo il DC. E perché vi porto Bremer e non vi porto, che ne so, i vari Tomori eccetera? Perché raga, quelli costano troppo. Sto Bremer costa 3000 crediti. Niente, ed è una carta di tutto rispetto, veloce, reattivo, statistiche difensive ottime, 84 di intercetto, 84 di lettura che sono le più importanti, 85 di forza, pecca leggermente in aggressività, ma ha pure 92 di elevazione. E in più, tra i playstyle, ha il blocco argento che torna molto comodo all'interno dell'area di rigore e soprattutto anche il gioco aereo che dà una mano ulteriormente a quel 92 di elevazione. Per cui lui, considerando che comunque in una Serie A è quello che costa meno ed è per me quello più performante, mi sono sentito di inserire perché vi fa risparmiare un sacco di crediti e soprattutto il rendimento in campo è di difensore di altissimo livello. Un altro giocatore molto interessante che io avevo già adocchiato nella sua versione oro è Piero Incapié, 1,84 m, 3 di skill e 2 di piede debole. Per un giocatore che praticamente mi va a diventare facile con ancora Lengti, controlled Lengti, in maniera tale da poter sfruttare la sua velocità scatto che è di addirittura 87. Per me parliamo di un giocatore molto interessante, ottimi passaggi, ottima la reattività, ottime le stats difensive e ottime anche le stats di fisico, 84 di aggressività, 81 di forza, 93 di elevazione e in più abbiamo degli ottimi playstyle, seppure argento, l'L2 argento, il blocco argento e la scivolata. Quello che però dovete avere a mente è che per 660k qua vi andate a prendere un difensore che è dinamico, vuol dire che può ricevere un doppio upgrade, seppure non è proprio... insomma, una carta che voi la guardate e vi innamorate, però per poter magari andare a
rimpinguare un po' le vostre linee difensive. Se vi serve un difensore di Bundes, piuttosto che puntare i soliti noti che poi in realtà andate a vedere il rendimento, sono poca roba, questo Incapié è un potenziale crack. Un'altra carta dinamica che costa relativamente poco, perché questo Pepe costa solo 25.000 crediti, è proprio lui, giocatore del Porto, difensore che ormai conosciamo benissimo, ha quasi 40 anni, 1,88 m, corsa prolungata, stile d'intesa consigliato, ombra, fa solo il DC, ma anche qui abbiamo un difensore che ha una buona velocità scatto, dei buoni passaggi, 86 di reattività, lettura difensiva 86, intercetto 82, aggressività addirittura 97, forza 89, elevazione 94 e stili di gioco praticamente quasi tutti, l'L2, il gioco d'anticipo, la scivolata, il mastino, il gioco aereo, gli manca giusto il blocco che lo avrebbe reso super completo, però perché ho deciso di mettervi questo Pepe? Ho deciso di inserirvelo perché magari tanti avete trovato Di Maria, non scambiabile, avete intenzione di metterlo in squadra, questo qui vi dà una possibilità in più per poterlo linkare e inoltre è un difensore sul quale potete fare assoluto riferimento e essere tranquilli in fase di affidabilità. Ultimo giocatore di cui voglio parlare è Mickey Van de Ven, 1,93 m, stile d'intesa in questo caso consigliato, come al solito per potergli cambiare lo stile di corsa, una bella ancoretta visto che di velocità già ce l'ha e mi va a diventare lengthy, può fare anche il terzino sinistro, velocissimo, 91 di velocità scatto, reattività in questo caso un pelino sottotono così come i passaggi, statistiche di difesa che non sono proprio eccellenti però sono lì per una carta che raga 78 di overall. 84 di forza, 79 di aggressività e 88 di elevazione per un cristone di 1,93 m con un body type importante e il playstyle del blocco, seppur argento, e la scivolata. Ragazzi, con 7.000 crediti vi andate a portare a casa un buggatone di prima categoria. Penso ad esempio, invece di fare le difese Varane Saliba che pagate un casino, vi andate a fare una difesa Guardiol Van de Ven, l'andate a pagare 20.000 crediti rispetto ai 150 di Varane e Saliba e vi siete messi a casa due difensori veramente top. Ragazzoni, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se utilizzate uno di questi difensori centrali e quali invece avreste voluto vedere in questa shortlist dei difensori più buggati ed economici. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Riberoschi. Ciao!